era? Che è? Che è? Non lo so. È un foglietto che può essere? Non so i pronostici, perché t'ho già capito. Che è? Come fai a sapere che non sei pronostici? Ma perché ho capito che non sei pronostici, ormai te scamo al volo. Che è? Forza! Ti sto per proporre 5 scambi assurdi. Ma questi sono eclatanti. Ovviamente tu non li sai, perché non è neanche uscito il video nel momento in cui te lo sto proponendo. Sarà già uscito per loro. E adesso tu, davanti all'evidenza, mi devi dire se accetti o meno un determinato scambio. E ve lo dirò pure io, ovviamente. Va bene, dai. Vai con la sigla. Allora, aspetta. Già mi sta a venire l'ansia. Aspetta, a me. Non mi sono sbagliato foglio. Ma che cazzo di roba. Allora, sto cazzo sta? Sta a cercare dentro al cestino, eh? Oh. Ah, eccolo. Ha lasciato tutto scoperto e fatto della dietro. Lo schifo qua dietro, la roba tua della palestra. Allora, comincia, era pure il foglietto sbagliato. Mi sa, abbiamo manco salutato. Ciao, ben ritrovati, sì. Ciao. Primo scambio assurdo. Vai, oddio. Sei il presidente del Barcellona di qualche tempo fa. Mm. C'hai in squadra un certo Don Andres Iniesta. Ok. Vediamo se capisci dove voglio arrivare. No, così no, non capisco. Così non capisci. No, sono Iniesta, no. Si presenta da te il presidente del Milan del passato per proporti uno scambio con Andrea Pirlo. Vai. Oddio, sono giocatori un po' diversi. No, porca miseria, cioè potrebbero tranquillamente coesistere nello stesso centrocampo. Assolutamente sì, però è uscito fuori questo scambio assurdo. Mamma mia. Che cosa faresti? Che tu? Difficile, forse rinunceresti ad Iniesta? Cioè no, faccio, forse accetto lo scambio e do via Iniesta per avere Pirlo. Lo sai che pure io. Quasi allora, quasi sì. Non vogliamo assolutamente mancare di rispetto a un giocatore come Iniesta, perché ovviamente no. Ragazzi miei, nel tiki-taka di un certo Guardiola era veramente un qualcosa di eccezionale, mamma, di emozionante, mamma, di eclatante. Sì, assolutamente sì. E quindi? E quindi niente, però Pirlo io ho una certa predilezione. Sempre dovuto al fatto comunque che ci ha fatto vincere mondiale, cose ma varie. Più che altro i lanci di Pirlo. I lanci di Pirlo, i calci piazzati di Pirlo, le punizioni di Pirlo. Diciamo che sotto questo punto di vista è più, completo. Sul passaggio corto Iniesta secondo me vince. Sul passaggio corto può vincere Iniesta, ma anche sul dribbling, sulla assolutamente serpentina. Sì. Assolutamente sì. Ho detto appunto giocatori diversi. Ok. Però mi prendo Pirlo. Io pure. Ok. E va bene. Questo era l'antipasto, perché adesso andiamo a peggiorare la situazione. Ok. Sei il presidente del Milan del passato. Ok. Pallone d'oro del Milan. Trequartista. Cacà. Ecco. Ok. Riccardo Cacà. C'hai Riccardo Cacà. Sì. Cioè, questo tu dici non è possibile, ma come ti è venuta a mente sta cosa? Dai. Presidente della Juventus del passato. Pallone d'oro. Trequartista. Che però poteva fare anche la seconda punta come Kakà. Zidane un'altra volta. No, prima ancora. No, aspetta, no, non ci sta arrivando. Non ci sta arrivando. Mi sta sfuggì. No, chi è? Roberto Baggio. Roberto Baggio. Vai, a te la scelta. Accetti... Ma che domanda è? Cioè, mi prendo Baggio su. Te prendi Baggio? Mi prendo Baggio, sì. Ma che domanda? Sempre per orgoglio italiano? No, no, perché Baggio è stato Baggio, su, ma che me stai a dire? Cioè, non dico che non so paragonabili, perché alla fine il ruolo sì, poteva due essere palloni quello. D'oro, due palloni d'oro, caratteristiche ma Baggio, differenti. Baggio era Baggio, su, non... Mamma mia. Per quanto mi possa essere piaciuto Kakà... Ti ricordi quel Kakà? Sì, per quanto comunque possa averlo adorato, ma Baggio è Baggio. E non si discute.
ci sto a pensare. Dai, come fai a pensarci? No, pure io, dai. Dai, dai, ti prendi il baggio. Me prendo, ma tu capisci che devi dar via cagà, però. Sì, vabbè, però. Ho capito, ma il baggio. Questa è la serie, lo scambio. Dammi il baggio. E siamo ancora all'unisono. Per due volte. Vediamo andando avanti. Ma questa te aspetti. Ma forse sì. Sei il presidente dell'Inter del passato. Ok. C'hai in squadra un attacco, ma non era Ronaldo il fenomeno, un attaccante fortissimo. Babbo Vieri. Ok. E vabbè. Tanto già lo capirai subito. Ti si presenta il presidente della Fiorentina. Batistuta. Ecco. Batico! Ne prendo Batistuta. Quando ci ha fatto vincere lo scudetto. Per forza. Allora, diciamo che sono due bomber eclatanti. Sì. Perché Vieri, quello che ha fatto all'Inter, quello che ha fatto alla Lazio, ma Vieri, quello che ha fatto. È andato, ha sempre segnato e tanto. È stato un calciatore veramente tecnicamente non sopraffino. Anche se ogni tanto c'aveva dei tocchi, mi ricordo quel gol con Atletico Madrid. Mamma mia, dalla linea di fondo a giro. Bellissimo. Sono stati due attaccanti, uno meglio dell'altro. Clamorosi, veramente. E bisogna dirlo. Battistuta, appunto, a noi ci ha fatto vincere uno scudetto di quelli esagerati. Sì, però. Però tu c'hai Vieri. Io mi prendo Battistuta perché lo vedo più completo. Sì. Lo vedo più completo proprio come prima punta. Vieri, per carità, pure Vieri mi è piaciuto tantissimo. Come assolutamente. Calciatore. Sì. Diciamo che è un po' più esplosivo, proprio, magari, Gabriel Omar Battistuta. Sì. Più esplosivo sicuramente, e al di là però proprio del, come ti posso dire, dell'affetto che posso provare per Batistuta, me lo prenderei a prescindere. Mentre proprio perché sì, perché mi sta risalita la cena, non ce la faccio, certo, più. Va bene, proprio perché lo vedo più completo, me prendo Batistuta. E concordi? Concordo pure io a sto giro, pure concordo pure io. Eh sì. Fosse stato il contrario, che eri il presidente della Fiorentina con Battistuta e te fosse arrivato. Avrei rifiutato lo scambio. Ecco. Che avresti domanda. Rifiutato. No, non si sa mai, magari per la Fiorentina vedevi meglio Vieri. Che no, no, ovviamente no. Quarto. Andiamo a peggiorare, perché andiamo a peggiorare. Sei il presidente. Mi sono divertito tra giocatori della Juve, del Milan, Inter. Una cosa del. Sei e Barcellona. Sei il presidente della Juventus del passato. C'hai un certo attaccante, punta centrale, pelato col pizzetto. Vialli. No. Francese. Ah, Trezeguet, è vero. Trezeguet, cazzo. Si presenta a te. Mi è da ridere. Il presidente del Milan del passato e ti propone. Non mi di Shevchenko. Ti dico proprio Andy Shevchenko. Che cazzo, no. No, che cazzo, che domanda. Vai. Che penso fai? Anche in questo caso di accettare lo scambio. Cioè, io l'ho visti sia Trezeguet che Shevchenko. Noi li abbiamo vissuti proprio al 200%. Li ho vissuti in pieno. La cosa bella di Trezeguet, che ogni palla che toccava, mamma mia, era gol. La cosa bella pure di Shevchenko è che ogni palla che toccava si inventava gol di quelli esagerati. Però da Shevchenko fuori, da dentro, di capoccia, di piede, allora, di tacco, di spalla. Però era più, come ti posso dire, non era solo la classica prima punta. Era più completo. E sapeva fare più cose, secondo me. Magari anche adattato un po' da esterno, perché aveva una velocità pazzesca. Ma era un giocatore tutto. Una seconda punta, comunque bene o male, ce lo facevi fare. Trezeguet. E uno che buttava la palla dentro. Trezeguet era la classica prima punta che si metteva là, tipo ogni Inzaghi. Palla in area tipo era Inzaghi, sua. Ogni palla in area era praticamente la sua. Quindi tu faresti lo scambio. Io per prendere Shevchenko. Allora io ti dico che questa, quando ho fatto lo scambio assurdo, ci ho pensato bene. Dico, ma io tantissimo. Che avrei fatto? Lo sai che non è facile. Tentennerei un minimo, perché io pure comunque tentennerei. Se io penso al Trezeguet della Juventus, quello che ha fatto per la Juventus, sì, accetto pure io però. Hai visto? Accetto pure dai, io. Dai, prendi Shevchenko e basta, sì. Guarda, su questa non so se saremo d'accordo. Fai, forza, fammi sentire. Vado. Vai. Pronto? Vai. Guarda, non sei il presidente del Napoli del passato. Vabbè, Maradona, ok. Ecco. Per che ne so, dimmi il presidente de, che ne so, pensaci, ci devi già arrivare. Maradona? No, Maradona Pelé mi stai a fa. No. Che ne so. Oh,
Ho capito, ce ne stanno 1,5 miliardi. Zico, che ne so. No. Arriva il presidente del Barcellona, no, del futuro, del presente. Ah, De Messi, quindi mi stai a dire. Ah, vabbè. Maradona. Te tieni Maradona? Sì. Allora, Maradona giocava da solo. Quello che non ha mai fatto Messi. Beh, Maradona ti vinceva le cose da solo. Allora, Messi in parte, ci sono stati momenti della sua carriera in cui palla al piede ha ricordato tantissimo Diego Armando Maradona. Vabbè, ma giustamente è stato segnato come l'erede. Ha fatto in parte quello che ha fatto Diego Armando Maradona. E sono d'accordo. Che forse in alcuni tratti Maradona fosse più trascinatore, è stato più trascinatore. Mamma mia, sono e d'accordo non poco, con e te. Non poco. Però se guardi la carriera, Messi ha fatto 400 vabbè, gol di più. E sì. No, 400 no, però sì, insomma, sì, ma penso che 400 tanti, gol di più l'abbia fatti. Tanti gol in più rispetto a Diego Armando Maradona. Parliamo di epoche completamente diverse. Un calcio totalmente un diverso. Calcio totalmente diverso. Tu sei il presidente del Napoli del passato, quindi rifiuto lo scambio. Rifiuti lo scambio. Rifiuto lo scambio. Non so che cazzo fai io. Io rifiuto lo scambio, ma 9 volte su 10 lo rifiuto. Lo rifiuto pure io. Siamo d'accordo su tutte e 5. Siamo d'accordo su tutti, ma questa era veramente tosta. Questa, no, se questa rifacciamo il video, io ti dico. Tu cambi idea. Sì. No, io invece questa forse sì, è stata la più facile di decisione rispetto alle altre. Forse è stata la più facile. No, la più facile no. Io sì, penso di sì. Oddio, se mi ricordo quel Maradona, quello che fece il gol all'Inghilterra. Ma Maradona ti arriva in mente tutto. Ti riviene in mente tutto ed è vero. Veramente giocava da solo. Cioè, un giocatore in grado. Leo Messi, diciamo che c'ha supporto, è un giocatore comunque supportato nel tiki-taka di Guardiola, perché poi il migliore Messi secondo me è stato quello, sì, nel sì, tiki-taka di Guardiola è stato supportato da giocatori che erano favolosi tanto quanto lui. Quindi sì, ne prendo Maradona. Oggi dico che rifiuto. Domani lo rifacciamo. Perfetto. Vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale qualora non l'aveste ancora fatto, profilo Instagram e Telegram tutto in descrizione, seguiteci anche da lì, vi inviamo le feed che YouTube ultimamente non sta mandando. Se volete un nuovo episodio di scambi assurdi, ragazzi miei, tantissimi tanti vi piace, perché potrebbe arrivare a breve. Suggeriteci nei commenti gli scambi assurdi che vorreste vedere nei prossimi video e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao.